Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato alla musica, con argomenti che spaziano dalla composizione alla produzione musicale e molto altro. In questo tutorial su Studio One, dalla versione 6 in avanti, vediamo insieme la seconda parte dedicata al mixer. Se non avete ancora visto la prima parte, vi lascio il link qui sopra al video e anche in descrizione. Inoltre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati comodamente riguardo il caricamento di nuovi video. Ma ora ripartiamo da dove ci eravamo fermati nel precedente video sul mixer di Studio One e aggiungiamo subito una traccia audio. Per aggiungere una traccia audio possiamo farlo in vari modi. Per vedere come si aggiungono delle tracce audio potete vedere i precedenti video. Comunque oggi utilizzo il metodo diciamo più classico. Si va su questo più, si clicca col tasto sinistro del mouse e apparirà questa finestrella. Dobbiamo andare su questa icona chiamata audio, clicchiamo e dobbiamo aggiungere una traccia audio. Possiamo scegliere tra le varie tipologie di tracce audio nel formato, può essere mono, stereo e tutta la lista delle varie tipologie di formati. Ora sceglieremo la traccia in formato mono, che è quella più utilizzata in molti casi. Lasciamo mono, clicchiamo su OK e apparirà questa traccia audio. Possiamo modificarne le dimensioni in senso verticale, cliccando sul bordo col tasto sinistro del mouse e muovendo poi senza lasciare andare il tasto sinistro. Lasciamo pure il nome che viene dato in automatico, o meglio, l'ultimo nome che io vi ho dato. A questo punto attiviamo la funzionalità di mixer da questo pulsante virtuale qui. Tasto sinistro, clic e appare la nostra interfaccia mixer. Come vi ricorderete dal video precedente, ho spiegato il canale Traccia Master con tutte le varie caratteristiche. E adesso vediamo una traccia audio strumentale. Possiamo benissimo notare che le caratteristiche grafiche sono simili ma non uguali. Osservando attentamente vediamo anche che nelle tracce audio canale abbiamo gli effetti insert, cioè questi. E anche qui con l'apertura del menu, cliccando sul triangolino, ci appaiono i vari preset composti da varie combinazioni di effetti. Come abbiamo visto nel canale master e poi qui a destra con il più possiamo inserire effetti uno alla volta, cioè cliccando qui sempre col tasto sinistro. Subito sotto questa voce abbiamo Sense al posto di quella post che avevamo nel canale master. Qui nel master avevamo post e qui abbiamo la voce Sense. Se non la vediamo è perché la traccia del canale non è abbastanza ampia. Possiamo ampliare ancora di più la finestra mixer e andando qui col mouse, come vedete il mouse si trasforma in queste doppie frecce verticali con una barra orizzontale. Clicchiamo col tasto sinistro e possiamo fare apparire la parte send. Perciò ricordatevi, molto importante, se non la vedete perché in fondo è nascosta in questo modo, ma il send è sempre esistente in ogni traccia audio. Per quanto riguarda Sense, il menu è differente rispetto al post del canale master. Nel post del canale master, andiamo a rivedere velocemente, ci sono gli stessi tipi di effetti che insert. Nella funzionalità di Sense invece non abbiamo effetti, ma possiamo collegare l'uscita, perché per Sense sta per output, perciò uscita in italiano, direttamente ad un'altra traccia. Normalmente, se non ci sono altre tipologie di tracce, Sense può rimandare solo alla traccia master, che viene chiamata principale. Se notate, principale è lo stesso nome della traccia master. Abbiamo anche le voci aggiungi canale bass o aggiungi canale FX. Questo fa capire che Sense
può rimandare direttamente a un canale basse e a un canale FX, che vedremo successivamente cosa sono, in particolar modo canale FX. Per capire il funzionamento del collegamento tra traccia audio e traccia master, facciamo un collegamento standard, anche se molto spesso Sense non viene utilizzato in questo modo. Ma ci clicchiamo sul principale, il tasto sinistro del mouse, e apparirà questa nuova piccola interfaccia principale. Appare anche questa barra orizzontale, che fondamentalmente è la mandata del segnale Sense o output, ed è il livello di volume del Sense. In questo modo cosa accadrebbe? Accadrebbe che se noi avessimo qui una traccia audio di qualunque tipo, manderemmo al canale master come Sense questa traccia, anche se normalmente ci va direttamente in modo, diciamo, naturale preimpostato, ma a questo punto noi potremmo modificare la quantità di segnale che va in Sense. Capite bene che un utilizzo di questo genere, così di base, non è utilissimo. Non andremmo nient'altro che ad aggiungere lo stesso tipo di suono senza nessuna modifica d'effetto al canale master, con la possibilità, oltre che del nostro classico volume del canale, anche aumentarne il volume tramite quest'altro slider orizzontale. Molto spesso, perché è abituato ad utilizzare i mixer, diciamo, normali, hardware o anche quelli più vecchi, il Sense è pensato per aggiungere degli effetti in modalità gestibili con volume dinamico, separato e anche indipendente. Anche in Studio One 6 uno degli utilizzi è proprio quello nell'uso di effetti. Ma andiamo a vedere come fare a utilizzare con Sense un effetto. Qui, come vedete, abbiamo rimuovi tutto, blocca panna al canale, non ci interessa. Se andiamo in più, possiamo aggiungere un canale FX. Aggiungiamo un canale FX, subito di fianco appare un nuovo canale, e questo è proprio un canale FX che sta per effect. E a questo punto riappaiono gli insert e ancora altri Sense, e con insert possiamo andare a inserire, come accade nel canale master o nel canale audio, degli effetti da questa modalità con cerca o con tipologia, oppure con i vari preset da qui. Non so, facciamo il caso che noi abbiamo una batteria, vogliamo inserire questo tipo di preset già appunto preconfezionato, e inseriremo una serie di effetti, non uno solo. Tutti questi effetti fanno parte del canale Send e verranno gestiti appunto dalla funzionalità Send. Se noi mettiamo questo livello a 0, non sentiremo più nessun effetto della catena effetti, e se lo aumentiamo un po' alla volta, aumenteremo l'effetto sull'audio mono, che sarà dry, cioè senza effetti, e perciò potremo fare il nostro livello di volume su quel tipo di suono. In questo caso non abbiamo ancora caricato nessun audio. Prima di continuare a vedere come funziona Sense, però andiamo a dare una sbirciata ancora a tutte le varie caratteristiche del canale audio, e molte assomiglieranno a quelle del canale master. Ma facciamo un po' un riassunto e vediamo le differenze. Subito sotto Send vediamo ingresso L. Questa è la zona in cui si decide quale tipo di ingresso collegato alla scheda audio vogliamo collegare appunto questo canale mono. Come dicevo nei precedenti video, io uso una scheda audio Presonus Studio 2.6 e perciò in entrata ho solo due canali mono. Ingresso L, ingresso R. Perciò in questo momento io sto registrando appunto con il microfono, e ho il mio microfono collegato proprio nel canale di ingresso L. Adesso voi non vedete qui il segnale perché non attivo la registrazione tramite Studio One, ma tramite altro software. Poi vediamo
l'output che mi dà definizione di principale. Ciò sta a significare che questo canale collegato alla traccia mono verrà mandato al master chiamato principale, e da qui andrà in ascolto in uscita la scheda audio con le varie casse amplificazioni che sono collegate alla scheda audio, in questo caso in rientranza al computer. Ma in questo caso, come vedete, abbiamo anche una traccia FX1 che è questa, e potremmo eventualmente rimandare a questa traccia l'uscita audio del canale. Ora non facciamo questo perché va benissimo la scelta del canale master principale, proseguiamo. Abbiamo anche nella traccia e canale audio mono un pan. Se ci clicchiamo sopra col tasto sinistro due volte velocemente ci apparirà una sorta di ingrandimento. Possiamo prendere questa parte col tasto sinistro del mouse, muovere a destra e a sinistra per cambiare il panning, cioè lo spostamento stereofonico del nostro segnale audio. Più andiamo verso destra, più il nostro segnale audio si sentirà sul canale destro, e più andiamo verso sinistra, viceversa, verso sinistra. Come vedete cambiano anche i valori, però qui noi possiamo anche modificare numericamente, non solo col mouse. Numericamente, ma non solo numericamente. Facciamo un esempio. Andiamo qui, vedete che c'è la lettera R. Se ad esempio io voglio centrare perfettamente il segnale audio, scrivo C, faccio invio e avremo centrato perfettamente il nostro canale audio. Perciò a questo punto non si mette, diciamo, il valore 0. Proviamo a mettere 0 se funziona. Come vedete non funziona. Ricordiamoci che se vogliamo metterlo perfettamente in centro dobbiamo scrivere la lettera C. Se poi vogliamo scrivere tutto a sinistra, left, che left in inglese vuol dire sinistra, scriviamo L e invio, oppure tutto a destra, R per right, che vuol dire appunto destra, R, destra. Inoltre possiamo decidere anche il livello numerico di posizionamento del nostro canale. R, come vedete, adesso scriviamo ad esempio 25 R, e come vedete non funziona. Perché? Perché noi dobbiamo prima scrivere R e poi 25, e come vedete funziona. Perciò ricordatevi bene, non mettete prima il numero ma mettete prima la lettera del posizionamento del canale, destra sinistra, R per destra, L per sinistra, e poi il numero della distanza. I numeri vanno fino al valore di 100. Come vedete 100 è il massimo spostamento a destra. Se vogliamo fare il massimo spostamento a sinistra facciamo L 100 e a sinistra. Questo è tutto in fondo per la gestione del pan. Molto semplice, niente di particolare, ma tutto ciò che serve. Molto interessante invece questo fatto dell'ingrandimento cliccando due volte sulla zona. Se poi noi clicchiamo appunto in qualunque parte esternamente, l'ingrandimento finisce e ritorna alla visualizzazione normale. Comunque possiamo gestire il pan anche da qui, muovendoci e scrivendo anche qui i valori. Ma se vogliamo appunto vederlo più ingrandito, facciamo così, clicchiamo due volte col tasto sinistro e avremo questa visualizzazione. Ok, per la parte pan abbiamo finito. Continuiamo con questa parte che è praticamente quasi uguale a quella del canale master. Abbiamo le lettere M, S, che sta per mute. Ciò vuol dire che se ci clicchiamo e facciamo diventare rosso questa M, vuol dire che mettiamo in mute, cioè senza poter sentire audio, come un classico mixer. Se mettiamo su S, cioè clicchiamo col tasto sinistro del mouse su S, vedremo che si illumina di giallo e sarà in solo, cioè si sentirà solo questa traccia. Se metteremo in solo questa traccia e tutte le altre eventuali tracce non saranno messe in solo,
Questo è il classico modo per sentire solo una traccia e non sentire tutte le altre. Bisogna sempre ricordarsi che, come funziona anche con i mixer reali, se non mettiamo più tracce in solo, avremo quelle varie tracce in solo che faranno sentire l'audio dei loro canali, e perciò non si può cliccare in solo e non verificare se le altre tracce sono in solo, perché non ci sarà una modifica automatica. Cioè, se clicchi su solo, non è che tutte le altre spariranno e non verranno sentite. Bisogna comunque ricordarsi di notare questo particolare. Riclicchiamo e solo sparisce. Poi abbiamo questi due tastini, cerchietto e questo disegno a forma di monitor, cassa, speaker meglio, molto stilizzato, che corrispondono a questo tipo di disegno. Ricordiamoci che questo cerchietto, se attivato, sta per identificare la registrazione. Se non attiviamo questo cerchietto che sta per REC, non potremo registrare. Come vedete, adesso qui si è attivata la traccia e questo volume che si sta muovendo nello slider, nel metering, è proprio la voce che sto registrando con altro software. Chiudiamo. In questo caso non è più attiva la registrazione. Questo non vuol dire che quando attiviamo su questo tasto stiamo registrando, è solo attivata la funzionalità di registrazione di questo canale, ed è chiaro quando è attivata quando appare un segnale verde qui. Come avete notato, tutte le volte che premo sul cerchietto si attiva anche questa traccia. Io l'ho disattivata subito perché sennò mi raddoppia l'audio e mi fa sentire anche la mia voce in cuffia, e ciò può essere fastidioso durante la registrazione se non voluto. Questo introduce il fatto che questa iconcina o tasto, se cliccato, attiva proprio il monitor, cioè fa sentire ciò che stiamo registrando nelle cuffie. Questo può essere molto utile quando appunto si registra una voce, si vuole dare al cantante la propria voce con l'aggiunta di effetti per farlo sentire bene, e anche come la sua voce verrà registrata. Posso aggiungere una piccola postilla tecnica: chi registra la voce normalmente dovrebbe sapere che per registrare bene bisognerebbe registrare senza l'effetto impostato in monitor. Questo può essere fatto per i cantanti, diciamo, professionisti che sanno gestire bene la voce. Spesso per i cantanti, diciamo, più dilettanti viene aggiunto l'effetto della voce per poter fargli sentire come sarà la loro voce più o meno finale. Ma dal lato, diciamo, dell'ingegneria del suono, questo non sarebbe corretto, e ancora più che del discorso dell'ingegneria del suono, proprio dalla metodologia del saper cantare. Ricordo che il mio insegnante di musica diceva sempre che per cantare anche sul palco non bisognerebbe mai sentire gli effetti che si hanno nei monitor, perché bisogna essere in grado di gestire la voce in modo puro, secco. Gli effetti poi li ascolteranno i vari ascoltatori, che possono essere appunto logicamente il pubblico in qualunque situazione, e anche in registrazione varrebbe lo stesso concetto. Però spesso questo non viene fatto per dare un aiuto, diciamo, al cantante per sentirsi meglio e magari anche con tutti gli effetti un po' particolari. Dal mio punto di vista ritengo che dare sul monitor gli effetti può essere utile, ad esempio magari quando si vuole creare una voce un po' particolare con vocoder o effetti speciali, non tanto il classico riverbero, chorus o qualunque altro, ma per far capire com'è la voce in questi effetti un po' strani, e così la persona può anche riuscire a gestire meglio cosa l'effetto modificherà della propria voce e in tempo reale riuscire a calibrarla meglio. Detto questo, andiamo avanti. Il canale è poi fatto con il classico slider. Questo possiamo muovere cliccandoci col tasto sinistro tenendolo premuto, e cambiamo il volume. Ricordiamoci che la posizione
0 è quella che dovremmo mantenere normalmente. È il 0 decibel, decibel digitale, ma adesso non stiamo a spiegare questo perché riguarderà futuri video. Detto questo, cosa possiamo fare per quanto riguarda il livello del volume? Possiamo anche andare a cambiarlo con i numeri. Possiamo mettere meno 5, si sposterà lo slider, oppure possiamo mettere 3, diventerà più 3, oppure mettiamo 0 e così via. Passiamo oltre, andiamo su questa iconcina che è l'editor canale, praticamente molto simile a quello che abbiamo visto nel video precedente sul canale master. Però in questo caso abbiamo due differenze fondamentali. Abbiamo la funzionalità Sense e perciò vedremo le sue caratteristiche qui, e il QoE Mix. QoE Mix lo vedremo fra un momento. Per Sense possiamo rivedere praticamente lo stesso tipo di visualizzazione, ma dentro la nostra interfaccia editor, e possiamo gestire meglio logicamente perché è un po' più grande. Poi c'è questo tastino e adesso non ne parliamo, vedremo poi cosa è. Per il resto abbiamo delle funzionalità simili, andiamo a verificare se sono proprio uguali, circa. Qui sono un po' più ampliate, perciò possiamo gestire ancora di più e meglio il tutto. Perciò è molto importante imparare a utilizzare anche l'editor canale, perché altrimenti se andiamo solo qui potremmo anche non avere sempre tutte le funzionalità. Facciamo un confronto. E come vedete non è uguale. Ma perché non è uguale? Questo giochetto l'ho fatto apposta. Come notate c'è Sense qui. Abbiamo il triangolino per aprire questa zona e ingrandisco, scusate qui, infatti era piccolo, e come vedete questo è lo stesso tipo di menu che abbiamo qui, e questo è un altro menu che poi è lo stesso che abbiamo qui. Perciò dobbiamo ricordarci che è abbastanza naturale in teoria, però può confondere nella velocità di utilizzo, che questo triangolino, chiamiamolo così, attiva un tipo di menu per la scelta del tipo di canale di mandata in Sense, e questo, scusate ancora, questo o questo è proprio la scelta di altre caratteristiche. Perciò è importante ricordarsi bene la differenza tra i due tipi di selettori. Ora andiamo a questa parte del Cue Mix. Proviamo a cliccare sul triangolino che indica come al solito la rappresentazione di un menu con funzionalità, e vediamo che è tutto in grigetto. Quando in questo colore le frasi o le funzioni, vuol dire che non sono attive. Come vedete, clicco, non si possono utilizzare. Ma perché questo? Ora andiamo a scoprirlo. Comunque, prima di scoprire il funzionamento del Cue Mix, andiamo a vedere cosa è per chi non lo sa. Per chi non lo sapesse ancora, il Cue Mix è un metodo per avere dei canali mix separati con gestione di volumi, effetti e altri parametri indipendenti da ciò che sarà inviato al master. Questo può servire per dare ad esempio ad uno specifico musicista una tipologia di ascolto differente. Per attivare e gestire uno più Cue Mix dipende molto dalla propria interfaccia audio in relazione a quante uscite si ha, perché ogni mix personalizzato dovrà essere inviato ad un'uscita apposita, e se abbiamo ad esempio una scheda con solo uscita audio stereo master non potremo avere dei Cue Mix. Perciò per utilizzare i Cue Mix che sono collegati proprio alle uscite hardware della nostra scheda dobbiamo avere aggiunte di uscite. Perciò più uscite abbiamo, più Cue Mix possiamo fare. Cosa comunque molto importante da ricordare, che per fare dei Cue Mix bisogna avere dei canali a coppia in uscita, perché è una gestione stereo e spesso poi il Cue Mix viene passato dalle uscite delle cuffie, perché logicamente ogni musicista che può usufruire del Cue Mix deve sentirlo in modo indipendente dagli altri, e la cosa più
naturale, diciamo così, o tecnicamente fattibile, quella di dare ad un musicista delle cuffie o degli ear monitor e poter sentire il proprio audio nelle cuffie. Questo può capitare spesso o ormai quasi sempre anche durante i concerti. Detto questo, in genere io non uso questa funzionalità quando faccio le mie musiche, dato che utilizzo tutti i sistemi in modo autonomo. Ma se dovessi utilizzare in uno studio di registrazione, QMix sarebbe perfetto e molto importante. Ma per chi appunto utilizza Studio One in una modalità differente, QMix appunto sarà molto utile. Ma a questo punto vediamo comunque come si imposta un QMix. Facciamo il caso che questo canale sia la voce del cantante. Un canale mono con alcuni effetti per la voce da riverbero, compressore e altro. Sempre se si vuole far sentire la voce già effettata. A questo punto, se tu hai una scheda audio con varie uscite, come dicevo prima, io ad esempio ho una scheda audio Presonus Studio 126 e io ho quattro uscite, due coppie stereo, uscita 1-2 e uscita 3-4. Perciò andiamo ora al menu Studio One, qui, questo, clicchiamo col tasto sinistro, andiamo su Opzioni. A questo punto devo andare su Setup Song, qui, vedete, clicco col tasto sinistro. Ora andiamo Impostazioni, Ingresso Uscite, andiamo su Output e aggiungiamo un canale stereo importante. Così verrà aggiunto un canale sub, in questo caso 1. Come notate, in uscita abbiamo un QMix, questa parte. A questo punto noi dobbiamo cliccare qui col tasto sinistro, viene collegato questo secondo output al QMix e già di default, come vedete in base alla mia scheda audio, line out 3 e 4, viene collegato destra e sinistra in stereo il canale QMix. Ora facciamo applica, ok, e come vedete è apparso il collegamento del QMix. A questo punto, nelle uscite 3 e 4, verrà mandato il segnale di questo canale. Se noi colleghiamo poi alle uscite stereo 3 e 4 un amplificatore per cuffie e diamo queste cuffie al musicista cantante, lui potrà sentire direttamente tutto ciò che gli verrà mandato tramite QMix. Perciò in questo caso lui sentirà solo se stesso con tutte le varie effettistiche, compressori, equalizzazione e quant'altro e potrà riuscire a ascoltarsi o registrarsi con quelle caratteristiche. Come riuscite a capire benissimo, questo è molto importante e se voi dovete registrare con una band, magari anche in tempo reale, un live, potreste utilizzare appunto Studio One, un computer con una scheda audio adeguata, fare i vari QMix e poi dare ad ogni musicista la propria cuffia che si sentirà con tutte le caratteristiche del proprio strumento. Ad esempio facciamo il caso di un chitarrista, avete gestito tramite software o tramite software collegamento hardware un'effettistica, usate Studio One, gli passate tutti gli effetti nel QMix e il chitarrista nelle cuffie sentirà perfettamente quello che sarà tutta la catena di effetti che gli serviranno per suonare la propria chitarra. E nello stesso tempo, passando tramite Studio One, voi potete registrare in tempo reale questo live senza avere nessuna difficoltà. Detto questo, chiudiamo un attimo il discorso QMix e proseguiamo col canale. Adesso andiamo a questa parte, quella chiamata auto e che adesso è off. Questo è un punto molto importante di ogni traccia e canale audio, ma non solo audio, perché è quella che serve per automatizzare tutti i vari parametri dei vari effetti, non solo. Come possiamo vedere, se clicchiamo qui col tasto sinistro, abbiamo tutte le varie funzionalità.
ora è in off l'automazione, se no possiamo avere leggi, tocca, lega, scrivi, aggiungi, rimuovi parametri e altro dentro negli aggiungi, rimuovi parametri. Non vedremo adesso come funziona, in questo video stiamo vedendo in generale tutte le caratteristiche e qualche magari tips ogni tanto. Però questa è la funzionalità per gestire le automazioni di questo canale. Poi possiamo modificare il nome e il colore del canale. Se clicchiamo col tasto sinistro una sola volta, così, apparirà la possibilità di scegliere tra vari colori. Non so, scegliamo giallo. Se clicchiamo due volte più velocemente, possiamo modificare direttamente il nome del canale, non so, ad esempio voce. Ci si potrebbe chiedere cosa servono i vari colori. In teoria potrebbe essere una domanda banale, ma ritengo che nulla è banale, perciò voglio spiegarvi anche cosa servono i vari colori. Immaginate questa situazione: abbiamo tre cantanti, di cui una voce e due vocalist, abbiamo un batterista, abbiamo un chitarrista, abbiamo un pianista e abbiamo un bassista. Normalmente quando si registra ad esempio la batteria non viene registrata totalmente in un modo completo, cioè tutte le parti della batteria, ma soprattutto se si crea in digitale vengono realizzati le varie parti, che può essere Charleston, la Custer, il rullante, i crash e così via. Allora possiamo utilizzare benissimo i colori per suddividere visivamente tramite i colori i vari gruppi di strumenti. Perciò se abbiamo tre voci usiamo magari tre voci in colore verde, abbiamo perciò primo canale voce principale in verde, due vocalist ancora in verde, oppure potremmo usare una sfumatura di verde differente per i vocalist, ma comunque sempre nel range del verde. E così via per tutto il resto. La batteria potremmo utilizzare colore giallo, la chitarra arancione, eccetera eccetera. Questo perciò è molto utile per organizzare visivamente e avere chiaro bene tutte le tracce, ed è veramente molto utile perché quando incominciate ad avere decine di tracce diverse, riuscire a individuare subito a colpo d'occhio, anche solo con i colori, i vari gruppi di tracce è molto importante. Non c'è solo questo piccolo, diciamo, trucco, ma che non è poi un trucco, ma una modalità di utilizzo in Studio One per raggruppare varie tipologie di suoni, ma esistono anche i gruppi che vedremo successivamente per raggruppare le tracce per altri motivi, non solo per riconoscerli, ma anche per una gestione contemporanea di volumi, effetti e altro. Ma questo sarà l'argomento di altri video. Per quanto riguarda le varie caratteristiche e funzionalità di una traccia audio, in linea generale non abbiamo altro. Però in Studio One, nel mixer, non si utilizzano solo le tracce audio. Se noi andiamo a vedere col tastino più, possiamo utilizzare tracce strumento, tracce automazione, tracce cartelle, e inoltre, andando in questa zona col tasto destro del mouse, possiamo aggiungere canale bus, canale FX, canale VCA, canale AUX. Come vedete abbiamo una notevole quantità di tipi di canali e anche tracce da poter utilizzare e da saper utilizzare e imparare ad utilizzare. In questo secondo video sul mixer vedremo ancora una seconda tipologia di traccia o canale, che è, a parte quella dell'FX che abbiamo già visto per parlare della Sense, la traccia strumento, che è importante capirla per poter incominciare a registrare con Studio One in un modo completo con tutto ciò che ci serve legato all'utilizzo degli strumenti. Ma prima di proseguire e vedere anche la traccia strumento, è arrivato il momento di rivedere questa parte sinistra del mixer che abbiamo già visto in modo molto approfondito nel precedente video. E anche se l'abbiamo già vista nel video precedente, è molto utile per alcuni particolari legati ai canali audio. Una delle cose che voglio principalmente rivedere è questa parte qui,
che è chiamata Fader Flip, e attiviamola. Come vedete, cambia il colore del fader. Se clicchiamo su questo pulsante, che rappresenta visivamente gli slider verticali, come quelli dei volumi, attiveremo appunto la funzione Fader Flip. Nel normale funzionamento del mixer, i fader controllano il volume della traccia. Questo significa che quando muovi un fader su e giù, sta aumentando o diminuendo il volume della traccia corrispondente nel mix principale. Quando invece attivi la funzione Fader Flip, i fader non controllano più il volume della traccia, ma controllano la quantità di segnale che viene inviato a un bus di invio specifico, che è praticamente questo tipo di canale che oggi però non guarderemo. Comunque questo è utile quando vuoi regolare rapidamente la quantità di segnale che viene inviata a un effetto come un riverbero o un ritardo, ad esempio. In pratica, e in modo riassunto, la differenza è questa. Fader normale regola il volume della traccia del mix principale. Fader Flip regola la quantità di segnale inviata a un bus di invio. Ok, ora è giunto il momento di conoscere la traccia strumento e perciò proviamo ad aggiungercene una. Andiamo sempre al nostro più, strumento, chiamiamolo strumento test . Il resto dei parametri non li cambiamo . Ok come vedete è apparsa una traccia strumento, però noterete anche che nel mixer non è cambiato proprio nulla . Come mai questo? Il motivo è perché quando si apre una traccia instrument, cioè strumento, viene considerata come una traccia MIDI standard. Ma nel caso, come ora, proviamo ad aggiungere un Virtual Instrument. Se non conoscete cosa sono i Virtual Instrument, ci saranno dei video appositi in futuro. Proviamo con Mojito. Per aggiungere un Virtual Instrument, andiamo su Sfoglia, qui. Andiamo su Strumenti, siamo già in Strumenti in questo caso. Questo è Mojito. Lo portiamo nella traccia. E a questo punto, come vedete, è apparsa un'altra traccia, questa. Perché accade questo? Perché quando carichiamo un Virtual Instrument, che è praticamente comunque uno strumento virtuale, a quel punto la traccia MIDI che contiene il Virtual Instrument aggiunge una traccia audio nel mixer che servirà appunto per ascoltare l'audio del Virtual Instrument. Perciò una traccia strumento vuota corrisponde ad una traccia MIDI standard che potrebbe gestire anche un'apparecchiatura MIDI esterna. Una traccia strumento con un collegato un Virtual Instrument diventa una traccia Virtual Instrument. Praticamente è un mix tra una traccia MIDI e una traccia audio. Per quanto riguarda le caratteristiche della traccia audio, come avete visto avete cliccato il Fader Flip, se no non si vedeva la traccia del canale audio del Virtual Instrument in modo corretto, e vediamo che appare una traccia audio. È quasi completamente uguale, l'unica differenza sta in questa icona. Traccia audio fa vedere un'onda, traccia Virtual Instrument, o Instrument in questo caso, o strumento in italiano, fa vedere una tastierina. Se clicchiamo sulla tastierina scompare il pannello di controllo del Virtual Instrument, cioè dello strumento virtuale. Se ci riclicchiamo ci appare. Questo è il modo per poter vedere o nascondere velocemente il nostro strumento virtuale, che può essere sia uno di quelli incorporati in Studio One che qualunque strumento virtuale, sia free che a pagamento, voi possiate acquistare ed utilizzare con Studio One. Per quanto riguarda la traccia instrument non aggiungerei altro, lo vedremo in un video apposito dedicato solo a questa, ma adesso vorrei tornare un momento ancora alla traccia audio. Ora proviamo perciò ad aggiungere una nuova traccia audio, ma diciamo così un po' speciale, che è una delle importanti novità dell'ultima versione di Studio One. Ultima in questo momento che sto registrando logicamente, in altri momenti, se lo vedrete in futuro, potrebbe non essere più l'ultima. Se adesso proviamo ad aggiungere una nuova traccia audio, ritorniamo su audio,
Possiamo però notare che la possibilità di impostarla non è solo mono e stereo, ma tutti questi altri molti tipologie di tracce audio che partono dalla 3.0 Cine fino al 9.1.8. Proviamo con la versione 9.1.8, che è il massimo numero di canali audio per traccia. Facciamo ok. E come vedete è apparsa una traccia audio qui in orizzontale e relativo canale. Se vogliamo vedere la principale differenza che c'è tra una traccia audio di questo tipo e una normale, è la zona pan, che vedete è diventata un cerchio e non è più una barra orizzontale. Se ci clicchiamo sopra, cliccando due volte col tasto sinistro, appare questo pannello, questa finestra, dove fa vedere una sorta di spazialità col surround panner. Questo fa capire e introduce alla possibilità di realizzare audio con Studio One dalle ultimissime versioni anche per la modalità Dolby Surround, Cinema, eccetera. C'è anche una funzionalità un po' particolare che in questo video non sto ad anticipare per avere un'altra modalità di sistema spaziale, diciamo così, 360 gradi dell'audio, che scopriremo successivamente in altri video appunto. Comunque ora è possibile gestire la spazialità del nostro mix con delle tipo di visualizzazioni differenti, sia dal pannellino del canale qui, sia proprio dal pannello più grande. Come vedete c'è tutta una manualità da imparare. Questo è utilizzato proprio per creare dei mix con suono surround, che potrebbe essere anche fatto con musica se si vuole sperimentare, oppure principalmente per audio, per soundtrack per film, telefilm, documentari, tutto quello che può essere l'ambiente non solo audio puro della musica. Ok, a questo punto abbiamo fatto una panoramica generale della sezione mixer di Studio One e, come avete potuto sicuramente notare, è qualcosa di veramente molto articolato e che ha tutto quello che serve per un'ottima gestione del mix delle nostre musiche o lavori, progetti audio di qualunque tipo. Bene, ora siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato molto utile. Vi ricordo anche, come sempre, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per poter ricevere comodamente le notifiche dei caricamenti di nuovi video. Mettete anche un mi piace se vi è piaciuto il video, in modo tale da poter far crescere di più anche il canale. E se volete lasciare un commento, non c'è nessun problema, se avete qualche domanda o qualcosa che non avete capito. Tutte azioni che aiuteranno a far crescere il canale e ad aumentare la community. E comunque permettermi di continuare a fare questi video, che spero saranno sempre utili e anche piacevoli. Cerco di fare dei video nel modo più semplice possibile, creando, diciamo così, un mix tra concetti tecnici per chi già capisce qualcosa e concetti più semplici per chi è alle prime armi, per non dover fare dei video molto molto semplici per chi ancora sa poco o niente, o dei video più complicati, diciamo più approfonditi, per chi sa già qualcosa. Nel mio canale cerco di avere una sorta di equilibrio un po' per tutti, ma comunque sia chicche anche per chi è già più approfondito nelle conoscenze e chi no. Nei prossimi video continueremo a imparare Studio One e arriveremo ad un certo punto a capire e a provare le funzionalità specifiche con video più approfonditi e ancora più micro elaborati. E a questo punto vi faccio un grande saluto e al prossimo video.